La presenza di una persona apparentemente armata di fucile in Piazzale della Vittoria a Monteberico di fronte al santuario, luogo sensibile, ieri mattina alle 8 ha fatto scattare l'allarme antiterrorismo dopo la segnalazione di un cittadino al 113. Aveva notato dei giovani intorno ad un'auto estrarre un fucile dal bagagliaio imbracciato per poi dirigersi verso il parco vicino. Una scena inconsueta che lo aveva inquietato, al punto da mettere al corrente le forze dell'ordine. Immediatamente dalla centrale è partito l'ordine di far convergere sul piazzale della città tutte le pattuglie disponibili. Alla fine, dopo aver individuato un gruppo di 5 adolescenti che avevano mandato la scuola, è emerso che un fucile era effettivamente presente, ma si trattava di un'arma utilizzata per la pratica del software, la guerra simulata. Al quintetto di amici, tutti di nazionalità italiana e tutti frequentanti le scuole superiori, si erano dati appuntamento all'orario di inizio lezioni. Avevano deciso di saltare la mattinata. Due di loro sono giovani di 18 anni, maggiorenni, denunciati in stato di libertà per reati di procurato allarme e porto abusivo d'armi. I restanti tre sono minori. Avevano raggiunto il piazzale a bordo di un'auto guidata dall'unico patentato.